Ringrazio Presidente. Il desiderio è quello di portare a conoscenza sua e del Ministro quanto sta accadendo all'azienda Mascioni nell'Alto Varesotto. Anticipo in questo senso una richiesta formale tramite interrogazione di intervento e di azione sia da parte del Ministro dello Sviluppo Economico che da parte del Ministro del Lavoro. L'azienda Mascioni è un'azienda storica che occupava negli anni in cui l'economia funzionava più di 600 persone, ridotte attualmente a 300, e purtroppo con una grave crisi industriale adesso altre 150 rischiano di essere licenziate. La crisi ha colpito pesante, la situazione debitoria è molto forte e la cosa che ci preoccupa è il fatto che lo stesso ramo d'azienda che era di proprietà della Zucchi è stato ceduto di recente ad un gruppo, il FI Asset Management Partners, gruppo spagnolo. Vede Presidente, si tratta dell'ennesima circostanza in cui un gruppo straniero, essenzialmente finanziario, viene nel nostro paese ed acquista rami di aziende o aziende storiche che sono in condizioni di crisi grave. Quello che ci preoccupa è che la situazione possa aggravarsi quindi da uno sbocco non economico ma finanziario, quindi da parte di una nuova proprietà che non abbia a cuore lo sviluppo, la ripresa della produzione, quanto piuttosto quello dell'andare a scaricare i costi sul sociale, i costi sui dipendenti, prendendo le parti che restano ancora valide e col tempo andando a ridurre ulteriormente la presenza industriale nell'Alto Varesotto. Abbiamo proprio oggi potuto vedere quella che è la distrazione del governo in merito a una situazione importante come quella dei frontalieri. Qui stiamo parlando di un territorio che va a perdere con questa nuova situazione una presenza industriale importante e che si trova a vivere anche una grave crisi nei rapporti transfrontalieri proprio per questioni di tassazione, come abbiamo visto. Su questo, Presidente, quindi anticipo questa richiesta di intervento e richiesta di apertura di tutti i necessari tavoli di confronto a livello ministeriale.